La Pontificia Commissione di Archeologia Sacra ha organizzato ieri un meeting per conoscere il complesso catacombale in località Lamapopoli di Canosa. Tra gli altri ospiti anche il vescovo della diocesi di Andria, Monsignor Luigi Mansi, il servizio. Perché parlare del complesso catacombale in località Lamapopoli? Perché quest'estate c'è stata una campagna di scavi organizzata dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra che ha preso possesso di queste catacombe come di tutte le altre catacombe cristiane d'Italia e quindi abbiamo avviato questa campagna di scavi che sta già dando ottimi risultati e che proseguirà anche nei prossimi anni per riscoprire le radici cristiane del nostro territorio, non solo di Canosa ma di tutta la Puglia. E credo che già i primi risultati ci dicono che abbiamo degli elementi importantissimi che ci rimandano alla nostra identità più profonda, alle nostre radici cristiane, alla storia ricchissima del nostro territorio. Il valore aggiunto di questo complesso catacombale. Il valore aggiunto sta nella sua contestualizzazione ambientale e paesaggistica, di trovarsi in un luogo unico nel panorama regionale, quindi in uno spazio che è anche attrattivo sia dal punto di vista appunto ambientale sia dal punto di vista storico-archeologico. Il complesso catacombale, come sappiamo, è integrato a un sistema di sepolture subdiali, quindi è appunto un complesso che è osservabile da più punti di vista e rappresenta veramente un contesto rarissimo nell'ambito dell'Italia meridionale, quindi è un patrimonio tutto ancora da scoprire, da raccontare, che va sicuramente valorizzato. Questo è un po' il compito della Pontificia Commissione d'Archeologia Sacra. Quali sono stati i lavori eseguiti in queste settimane? Sì, noi abbiamo riavviato gli interventi già dal 2016, quindi l'anno scorso e quest'anno. Il lavoro dell'Ispettorato delle Catacombe della Puglia è mirato e funzionale alla conservazione e alla tutela, insieme naturalmente all'indagine scientifica, che però è assolutamente integrata alla conservazione e alla salvaguardia del Di monumento. far conoscere queste realtà che ci sono, che sono la testimonianza di un popolo che è cristiano da sempre. E dai primi secoli della diffusione del cristianesimo in Italia e nel sud, le catacombe di Canosa ci fanno vedere che un insediamento cristiano consistente e grande e bello era proprio quello di Canosa. Le catacombe, gli affreschi, i segni di una presenza cristiana sono proprio questa testimonianza e credo che faccia bene un po' a tutti conoscere e scoprire le proprie radici culturali, ma prima che culturali, religiose. Oggi che abbiamo l'impressione che siamo figli di nessuno, che non abbiamo una cultura, non abbiamo una tradizione alle spalle e invece questi segni sono la testimonianza che davvero dobbiamo scoprire tutte queste cose per essere eredi di un passato.